Jazz is for democracy because jazz is democracy. Ho finito con l'inglese. Il jazz è una metafora perfetta per spiegare la democrazia, che è una caratteristica fondativa della nostra società e del nostro vivere comune. Perché? Perché la pratica, molto semplicemente, non la democrazia in astratto, valori, no, quella concreta delle società aperte, mobili, plurali, globalizzate di oggi, in cui coesistono sullo stesso territorio, nelle stesse città, culture, religioni, etnie, colori della pelle delle più varie sfumature, cibi, preghiere, danze, musiche differenti, ma anche semplicemente modelli familiari, orientamenti di genere, opinioni politiche diverse, spesso contrapposte, in disaccordo, perché il disaccordo è fondativo, è la normalità della vita. Guardo le coppie, per esempio. Il jazz è un genere musicale meticcio, senza paternità riconosciuta. Oltretutto è interessante che neanche si conosce l'origine della parola e il suo significato preciso. Nasce in un contesto multiculturale, che è il disordine ribollente di una città creola, New Orleans, mista anche, ed è frutto di trasformazioni e cambiamenti. L'hanno inventato degli afroamericani, discendenti degli schiavi, ma negli Stati Uniti, in Africa, non esisteva. È frutto di un incontro anche drammatico, ma ricco di conseguenze. I canti delle piantagioni, gli spiritual gospel, il blues, che si evolvono in un genere sempre diverso, mai codificato una volta per tutte, che non lo sarà mai, e lo sentirete anche stasera. Quella che alcuni hanno chiamato la musica classica nera, oggi è un genere musicale senza connotazioni, che ha superato qualunque barriera, il primo vero esempio di world music. Nasce dal dolore della vita, il peggiore di tutti, quello di chi non è proprietario nemmeno di se stesso, gli schiavi, ma anche dall'esperienza della socialità, dall'umanissimo bisogno di divertirsi quando si sta insieme, ballare per esempio, fare qualcosa di bello. Parte dai locali popolari, dalle chiese, un po' meno dalle accademie, dalla cultura alta, però il jazz ha preso da ovunque, è dato ovunque, in ogni direzione. Una cosa così, per definizione, non cerca la perfezione, che non esiste, peraltro che è difficile da definire, è sempre in divenire. La democrazia è lo stesso, noi spesso ci lamentiamo dei difetti della democrazia, delle sue imperfezioni, delle sue fragilità, senza renderci conto che è proprio questa sua preziosa caratteristica che dovremmo cercare di preservare, perché sono le dittature, i regimi, le tirannidi, le teocrazie, i totalitarismi che hanno la pretesa di essere perfetti, il culmine di una civiltà. E anche loro, nonostante tutto, crollano miseramente, tanto più miseramente quanto era grottesca la loro pretesa di perfezione. Il jazz invece assume questa imperfezione, la fa propria, e in questo sta uno degli elementi della sua umile grandezza. È aperto a tutti, tutti possono dare il loro contributo, proprio come in democrazia, che, come disse Churchill in un discorso parafrasato mille volte, è la peggiore forma di governo, ma non ne conosco una migliore. La musica in questo è democratica, è accogliente, ognuno la capisce a suo livello. Dio creò l'uomo perché gli piacciono le storie, ha detto Elie Wiesel. La parola conta, pensate al libro della Genesi, Dio disse sia fatta la luce e la luce fu, l'ha detta. In principio era Logos. Ad Adamo viene detto di dare un nome a tutte le creature e così facendo entra in relazione con loro. È proprio così, c'è una parentela originaria tra suono e parola, tra musica e poesia. Thank you.
la mitologia, i racconti delle origini, l'epica, cominciare da Omero, le liturgie religiose, tutto era cantato inizialmente. Anche la parola da sola è più potente se sa farsi musica. Verlaine delle sue poesie diceva musica sopra ogni cosa. Ecco, per citare un altro poeta, Pound diceva che la poesia è l'arte di caricare ogni parola del suo massimo significato. La musica aiuta in questo. Dovremmo prestare più attenzione però alle parole che usiamo, a come lo diciamo il mondo, perché dirlo è iniziare a farlo. Ma prima di dirlo bisogna ascoltarlo, ascoltarne la musica, che qualcuno ha definito come l'armonia delle idee. Non è il sistema elettorale, non è il diritto di voto, ormai la metà delle persone nemmeno l'esercita, non è il complesso di norme fatto e finito, non è neanche la libertà da tutte le norme, non è nemmeno un sistema semplicemente dove vince la maggioranza, che poi è solo una minoranza provvisoria, transitoriamente un po' più ampia delle altre minoranze. La democrazia in ultima stanza è l'insieme di personalità democratiche e noi dobbiamo educarci a costruirle. La musica può aiutarci a farlo.
Basata sull'ascolto. Disciplina è una bella parola, discere vuol dire imparare, quindi qualcosa che non è innato, non è dentro il nostro DNA, lo possiamo apprendere. Come ha detto Claudio Abbado, la musica è necessaria al vivere civile dell'uomo perché si basa sull'ascolto, che è un elemento imprescindibile anche se quasi sempre trascurato. Sui social, nei dibattiti, in TV non ci ascoltiamo più, invece questo ascolto è la base anche del sistema dei valori del jazz, un ascolto generoso. Ascoltare gli altri con attenzione, il loro dolore, la loro disperazione, ma anche la loro gioia, la loro allegria, ti porta ad apprezzarne il valore anche nella forma dello squarcio in attesa, della scoperta, della rivelazione di un altro modo di sentire e di essere. C'è continuità nel tempo, cosa vuol dire? Che ci si inserisce dentro una tradizione, ma la si rielabora, si innova a partire da essa, si ascolta, si riascolta, si trasforma continuamente. Pensate al ruolo che nel jazz hanno gli standard, quei temi detti traditional o altro, temi che a volte non sai neanche da dove vengono, poco importa chi ne è l'autore, ma che ripeti indefinitamente perché ormai sono di tutti, come questo per esempio. Lo conoscete tutti, ma sapete di chi è? Ma no, ma non importa, chi se ne frega, quello che conta è che è dentro la nostra memoria collettiva anche. Ecco, nel jazz è così, hai voglia anche di ascoltare gli altri migliori, vai a vedere dove suonano, per imparare qualcosa da loro, per rubargli qualche segreto, talvolta magari anche per sfidarli, per dare il tuo contributo al miglioramento della musica, che è il tuo modo di far girare il mondo. Infine, il musicista jazz non sta da solo in una specie di torre d'avorio a meditare, la sua vita è fatta di incontri, di relazioni personali, di vita quotidiana che cambia la società, sì. Si pensi alla lunga storia del razzismo che il jazz ha contribuito a spezzare. Thank you.
Importantissima nel jazz, più che in ogni altro genere musicale, proprio come nella società, anche se non ce ne rendiamo conto. Noi improvvisiamo continuamente in presenza di persone e situazioni nuove. L'improvvisazione presuppone la disponibilità a entrare in un territorio ancora inesplorato, ma senza paura, anzi con fiducia, perché sai che ci sono altri che ti accompagneranno e decidi di fidarti di loro. È un fatto di cultura, non di natura, come quando entriamo in un bar di una città dove non siamo mai stati, dove non conosciamo nessuno, e ordiniamo un caffè e ci fidiamo, non abbiamo paura. Nessun animale farebbe questo, neanche quelli che ci assomigliano di più, gli scimpanzé, il bonobo, il gorilla. Attaccherebbero, più probabilmente scapperebbero. In un certo senso quella del camminare tra sconosciuti, dell'entrare in un bar, è l'esperienza più sconvolgente che ci fa fare la nostra civiltà. Eppure la facciamo tutti i giorni, senza nemmeno accorgercene. Il jazz questo lo sa e lo pratica da sempre. Non hai certezze, ma sai che con gli altri musicisti condividi un'etica comune, per cui vai avanti tranquillo. Non c'è sceneggiatura, è una conversazione. E come per ogni conversazione, non sai mai dove andrà a finire, dove ti porterà. Pensate alle vostre, tra amici, tra partner, specie se è una conversazione un po' conflittuale, un litigio, non sapete mai dove vi porta. Ecco, la conversazione, l'improvvisazione crea spazio per l'incontro. È l'invenzione di qualcosa di nuovo a partire dalle risorse date, quelle messe a disposizione da quel nuovo incontro. E a volte guidi tu la conversazione, a volte la guida qualcun altro. Poi non si tratta solo di parlare, magari di cose inutili, si tratta di esprimere l'essenza dei nostri sentimenti, che non è solo descriverli a parole, perché le emozioni sono la cosa più importante della vita, precisamente quello che ci fa emuovere, come nella vita. Thank you.
Per definirci anche collettivamente la parola identità, però succede una cosa strana, c'è una differenza enorme quando la usiamo alla prima persona singolare e alla prima persona plurale. Provate a immaginare qualcuno che viene da voi e vi dice: io sono il migliore, sono il più bello, sono superiore, sono il più figo. Voi non è che gli credete, voi dite: questo è un imbecille, meglio stare alla larga. Eppure succede tutti i giorni, continuamente, ci cascate continuamente, che qualcuno dica: noi siamo la religione migliore, la civiltà superiore, la razza più avanzata, il paese più sviluppato, la civiltà migliore. E ci crediamo invece. Non diciamo: ma va che imbecille, eppure la reazione dovrebbe essere la stessa. Ecco. Nonostante quello che siamo abituati a pensare, oltretutto, le società non sono manco omogenee. I noi a cui ci riferiamo non esistono quasi mai, o meglio ce ne sono tanti, contrapposti da loro come lo è il tifo calcistico. Non arriverà mai all'unità. Le società sono sempre state plurali, culturalmente e socialmente, ma oggi lo sono ancora di più, perché ci sono dei cambiamenti interni nei modelli di comportamento, e in più ci sono culture e religioni diverse che vengono a vivere e a convivere sul medesimo territorio, e questo accade ovunque nel mondo, non solo da noi. Oggi ormai ovunque nel mondo, nelle nostre città, nei nostri quartieri, qualche volta nelle nostre stesse famiglie, appunto, coabitano culture differenti che si confrontano, litigano anche. La democrazia ammette la varietà e permette la critica, perché la normalità della vita e della società è ovviamente della musica. Il conflitto in questo ha una funzione positiva, non negativa. Nel conflitto, per esempio, impariamo a misurare la differenza tra quello che siamo, quello che vogliamo e quello che possiamo ottenere. Come avviene nelle coppie, nelle famiglie, quelle sane non sono quelle dove non c'è conflitto, che è un caso inesistente, presentatemene una, ma quelle dove il conflitto trova dei canali per emergere, per essere affrontato e risolto, ristabilendo un nuovo equilibrio. Anche qua pensate alle coppie, ai rapporti con i figli adolescenti. A questo punto il conflitto non è più, non va pensato come una fase intermedia tra la pace e la guerra, ma come l'unico modo efficace per evitarla, la guerra.
fa parte dell'etica stessa del jazz. Rimanere aperti a ciò che non si sa ancora. Si lavora su quello che hai a disposizione in quel momento, su quello che senti, su come ti senti. Qualunque cosa sia, può bastare per cominciare un dialogo, se davvero lo si vuole. È quello che si fa del resto in molte forme di scoperta e di cura anche di sé. Pensate alla musicoterapia, all'arte terapia, alla psicomotricità, tante altre discipline di questo genere. Partono dal corpo e dalle emozioni, non dalla mente. Benissimo, una strepitosa occasione di crescita civica, democratica, in termini partecipativi, anche di scambio dei ruoli. Non solo per gli aspetti educativi, si impara qualcosa, un nuovo linguaggio, il linguaggio delle emozioni, in cui siamo tutti molto più analfabeti che in quello grammaticale, ma non è solo questione di disciplina e di autodisciplina, ma di capacità di ascolto innanzitutto di se stessi e poi degli altri. O di se stessi attraverso l'ascolto degli altri, o quello che ci rinviano come immagine di noi, ma anche di mettersi nei panni degli altri, come fanno spesso molto bene i poeti. Fernando Pessoa era un poeta portoghese, solo dopo la sua morte hanno scoperto che usava diversi eteronimi dei soprannomi, potreste dire nom de plume. Con uno scriveva un libro, con l'altro lo stroncava, con l'altro ancora rispondeva alle critiche, con l'altro teorizzava qualcos'altro. C'è una sua poesia meravigliosa intitolata Autopsicografia, vi leggo l'inizio. Il poeta è un fingitore, finge così completamente che arriva a fingere che è dolore, il dolore che davvero sente. Ve la ripeto perché ne vale la pena, c'è dentro un tesoro. Il poeta è un fingitore, finge così completamente che arriva a fingere che è dolore, il dolore che davvero sente. Thank you.
siamo le nostre identità, che sono tante. Chi si esprime attraverso la musica e l'arte in generale sa benissimo di non essere quell'unica cosa, quell'illusione di unità e di coerenza che spesso raccontiamo agli altri e a noi stessi. Siamo plurali dentro di noi, siamo complessi, siamo anche contraddittori. Il nostro stesso io, che ci piace immaginare solitamente unitario, è molteplice. L'inventore della psicanalisi, Freud, in tutti noi individuava almeno tre soggetti, spesso in disaccordo tra loro, l'io, l'es e il superio. E peraltro da questo disaccordo nasce la fortuna degli psicanalisti. C'è conflitto anche dentro di noi, non solo tra di noi. Un grande poeta americano, Walt Whitman, ha cantato questa complessità con un verso celeberrimo: io sono moltitudini. E pensiamo alle regole. Ci servono come in musica, ma ci serve anche la possibilità di derogare ad esse, di liberarcene, di interpretarle creativamente. Un mondo di regole rigide sarebbe tecnicamente impossibile. Per aiutarci a capirlo possiamo usare una metafora sportiva, il calcio. Certo che il calcio ha delle regole precise, di comportamento, di dimensioni del campo, di numero di giocatori, ma poi lo dobbiamo interpretare creativamente se vogliamo praticarlo davvero e giocare in numero diverso, nella cortile della chiesa, nel cappetto dell'oratorio, scuola, usando come porta con dimensioni diverse gli zaini e così via. Ecco, e miracolosamente funziona. Lo stesso per il jazz. Contesti, formazioni diverse, secondo necessità e possibilità. E come il calcio, è un linguaggio globale che può essere compreso da chiunque, anche al di là delle barriere linguistiche e culturali. Josip Brodsky, un altro poeta, nel suo discorso di accettazione del premio Nobel nel 1987, diceva una cosa molto forte: ogni nuova realtà estetica ridefinisce la realtà etica dell'uomo, giacché l'estetica è la madre dell'etica. Cosa vuol dire? Le categorie di buono e di cattivo sono in primo luogo categorie estetiche prima di essere categorie morali, precedono la categoria del bene e del male, che è astratta, mentre l'estetica ha a che fare con la percezione. In etica non tutto è permesso, proprio perché non è tutto permesso in estetica. Banalmente, il numero dei colori nello spettro è limitato. Oppure bisogna estrarre il meglio dalle risorse date, limando, levando, come Michelangelo con un blocco di marmo. Per gli strumenti musicali è uguale. Le note sono quelle, le corde, i tasti sono quelle. Il limite fisico dello strumento è dato, ma la creatività si esprime attraverso e grazie ai limiti. Thank you.
C'è un rapporto persino tra l'estetica e la politica. Dice ancora Brodsky che un uomo che ha gusto è più refrattario ai ritornelli e agli incontesimi ritmici propri della demagogia politica in tutte le sue versioni. Lo slogan è fascista di natura, cantava Daniele Silvestri. Il punto non è tanto che la virtù non è garanzia della creazione di un capolavoro, le buone intenzioni di questo, è che il male, specialmente il male politico, è sempre un cattivo stilista. Quanto più ricca è l'esperienza estetica di un individuo, quanto più sicuro è il suo gusto, tanto più netta sarà la sua scelta morale, tanto più libero, anche se non necessariamente più felice, sarà lui stesso. Ecco perché la bellezza salverà il mondo, come diceva Dostoevskij, non i principi morali, non l'etica, non il dover essere, ma l'estetica, il sentire profondo. Più una persona esteticamente evoluta, meno sarà soggetta alla demagogia, all'autocompiacimento e anche a quella vocazione a crogiolarsi nell'idea che siamo vittime di questa o quella circostanza, perché l'estetica sviluppa la dignità umana. Tutte le scelte fondamentali della nostra vita sono governate innanzitutto dall'estetica. Non si sceglie di amare una persona per motivi etici, perché bisogna, ma per una spinta estetica. Noi siamo anche più delle definizioni scientifiche, degli elementi fisici che ci costituiscono. In questo la parola poetica, l'arte, ci aiuta a capire. Nessuno chiama l'acqua H2O, anche se quella è la sua esatta, precisa composizione chimica. La parola acqua invece evoca molte più cose, contiene il fiume, la pioggia, le lacrime, l'emozione che quelle lacrime hanno fatto spillare. La parola greca da cui deriva estetica significa sento, ed è questo sentire che l'arte ci aiuta a comunicare. Quel sento viene prima del bello e del buono, pur essendo la condizione per la loro possibilità. Pensate alla sindrome di Stendhal, quella cosa che accade spesso a persone non molto colte, non particolarmente appassionate di arte, ma che improvvisamente nella Galleria degli Uffizi, davanti a un Caravaggio, nel Duomo di Firenze, svengono. Perché? Perché vengono travolti dall'esperienza del bello. Creazione collettiva che non può portare il marchio solo di alcuni, nemmeno solo delle maggioranze, presuppone la capacità di discernere che cosa è davvero importante del proprio patrimonio culturale, della propria originalità e specificità, individuando quello che dentro di noi merita di essere condiviso, il meglio. Quante volte tiriamo fuori il peggio, invece? Ecco, questo presuppone l'ingrediente fondamentale che tiene in piedi la società, che è la fiducia. La fiducia innanzitutto nel fatto che vale la pena tenerla in piedi e viverci. Per suonare bene bisogna fidarsi gli uni degli altri, nonostante la provenienza da background differenti. Thank you.
E la fiducia non è nelle radici che sono differenti, ma nel progetto comune, nel futuro che si può costruire insieme. Non nel passato che non sarà mai più come prima. In generale, vi prego, non fidatevi di chi parla continuamente di radici, radici etniche, radici cristiane, radici occidentali, che non esistono. La metafora giusta, semmai anche per l'identità collettiva, è quella del fiume con i vari affluenti. Ognuno porta qualcosa e cambia la composizione dell'acqua. Ecco, un modo di condividere la conversazione è la jam session. Session è una sfida, l'avete visto, è un conflitto organizzato in cui ci si possono prendere delle libertà, ma rispettandole le regole di base. E la prima regola è il rispetto degli altri, i ruoli che si scambiano, per esempio. È così che si comportano i veri leader, e forse è così che dovrebbero comportarsi le culture che si pretendono leader, dominanti, maggioritari, più forti, capaci di suonare i propri pezzi, i loro pezzi forti, ma includendo anche altri, persino sconosciuti, incluso persone che si propongono all'ultimo momento, con curiosità, con apertura alla novità. La cultura è questo. Pensate a come sarebbe immensamente più povera l'esperienza estetica e la vita di ciascuno di noi se non ci aprissimo alla letteratura, all'arte, al cinema, alla musica straniera. E perché alle persone no, allora? Tanto più in una società plurale, fatta da persone di culture diverse. Persone che erano lontane si ritrovano vicine, talvolta forzosamente vicine, nei quartieri, al lavoro, a scuola, magari in famiglia, con le coppie miste. Forse è più facile per i musicisti, per gli artisti, affrontare questi argomenti, perché parlano di temi universali, l'amore, il dolore, la morte, l'amicizia, l'incontro, che appartengono alla famiglia umana, a prescindere dalle diversità culturali. Il che forse potrebbe suggerirsi che la sfera politica vuole trascendere le differenze anziché strumentalizzarle, dovrebbe fare altrettanto, parlando di quello che può accomunarci, interessarci, piuttosto che insistere su ciò che, dicono, ci divide. È l'effetto meraviglioso delle arti questo, soprattutto di quelle che non passano per la parola, perché per la parola ovviamente devi conoscere la lingua, con altre, la pittura, la danza, la musica, non è necessario. Anche se non si parla la stessa lingua, ci si può conoscere, capire e incontrare.
Accogliente, quello che conta è quello che potete dare, come vedete è molto. Nel jazz c'è posto per tutti e questa disposizione accogliente non è un fatto intellettuale, si attua nella pratica, accade tra le persone, nei loro incontri. Il jazz, come la società democratica, aperta, plurale, ti dà la possibilità di cambiare, di inventarti una nuova vita, di reinventarti, e tutti abbiamo bisogno di farlo prima o poi, di non essere prigionieri delle definizioni altrui. Pensate alla complessità che stiamo scoprendo ora delle identità di genere, anche solo le definizioni di maschile e femminile oggi. In questo senso il jazz è la confutazione del pregiudizio, del razzismo e di tutti gli ismi. Nasce come una cosa dei neri per i neri, ma diventa subito un'altra cosa. Riconcilia gli opposti, ci sono le diversità, ma ci sono anche le somiglianze, quello che ci divide e quello che ci unisce, come genere umano, come persona. Abbiamo più geni in comune, come esseri umani, di quelli che ci differenziano tra gruppi etnici. E ce lo conferma anche l'esame del sangue, per esempio, dal quale non è possibile scoprire di che razza è l'uomo, perché le razze per l'umanità non esistono. Tutto è connesso oggi, lo sappiamo, dal bioma che è dentro il nostro intestino, alla biodiversità da salvaguardare sul pianeta. L'individuo è parte di un tutto che include esseri umani, animali, natura, terra, cosmo. Non ci sono davvero confini. E se ci sono, sono quello che dice l'etimologia stessa della parola. Cum finis, la fine che abbiamo in comune con l'altro. Non che ci separa dall'altro. Si comincia a capire e a cogliere la diversità come risorsa. E vale per la biodiversità e anche per la diversità culturale. In realtà ci serve il sapere di tutti, anche delle culture dette minoritarie, che spesso sulla natura e le sue leggi sanno molto più di noi. Più i punti di vista sono diversi, più ci torneranno utili. E in questo il jazz, che proviene da una cultura minoritaria, che ha assorbito e restituito, ci è di utile accompagnamento e direi anche di lezione. Cultura è sinonimo di apertura, all'ascolto, dicevamo all'inizio. Solo questo ci fa uscire da una frequente ma molto mal riposta sensazione di superiorità. Siamo in relazione. In Giappone c'è un segno per dire a persona che è molto istruttivo. È fatto così. C'è una linea diagonale e poi c'è un'altra linea più piccola che la regge. Una persona ha bisogno del sostegno di altre relazioni, se no semplicemente non è. Noi abbiamo bisogno di questo, noi non siamo autosufficienti, serve una collaborazione libera, volontaria, ma necessaria. È questa la nostra idea di democrazia ed è quello che abbiamo provato a fare qui, oggi, con voi, grazie alla musica. Thank you.
Grazie. Non ci sarà visto che dovremmo recarlo a tutta, ma...